Troppo facile sedersi sulla panchina della villa comunale e lamentarsi per i problemi della città. Più arduo e difficile progettare, pensare e tirare fuori delle idee per il rilancio del capoluogo Peligno e del territorio. Ci hanno provato oggi cinque sulmonesi che abbiamo intervistato nel sondaggio di Onda TG. Gli abbiamo chiesto: se lei fosse sindaco di Sulmona, cosa farebbe per la città? Lavoro, decoro urbano e cultura. Queste le parole d'ordine dei sulmonesi. Metterei subito a posto l'ascensore nel piazzale Ruggeri perché è un biglietto da visita per i turisti che usufruiscono dell'aria camper. Era commentato una giovane. Prima cosa darei una pulizia all'ascensore, in quanto essendo punto di ritrovo delle roulotte dei turisti, è un bel biglietto da visita per Sulmona. Io mi occuperei dell'estetica della città, punterei sul decoro urbano, specie durante il periodo estivo, incalza un'altra donna. La prima cosa che mi viene in mente, visto anche il periodo, è dare una sistemata estetica alla nostra città, perché veramente il turismo è la nostra forza e sarebbe bello accogliere i turisti, con una città bella, pulita, e, le strade sistemate. Penserei a una bella isola pedonale, ma prima di ogni cosa riaprirei il Cinema Pacifico, commenta una residente del centro storico. Beh, intanto riaprirei il Cinema Pacifico, prima di tutto. Poi farei un'isola pedonale in centro storico. Per due sulmonesi la priorità invece è il lavoro. Se avessimo la fascia tricolore cercheremo a tutti i costi di recuperare posti di lavoro, soprattutto per i giovani che devono tornare a vivere a Sulmona, concludono i cittadini. La prima cosa è pensare per il lavoro ai giovani. Il lavoro è la prima cosa che interessa.